Questa è la presentazione del progetto in collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, sezione di Pisa, il progetto Fare Centro. Il progetto Fare Centro che ha coinvolto in alternanza scuola-lavoro me, Edoardo Vellani, Flavio Cacelli, Lorenzo Picciati e Gabriele Traina della Scuola Santoni di Pisa, Agrario. Questo progetto si è potuto realizzare grazie ad Alessandra, che è la volontaria dell'associazione, che ora ci spiegherà un attimino come ha pensato e quali sono le mire di questo progetto. Vai Alessandra. Allora, il progetto che i ragazzi in realtà ci hanno, diciamo così, presentato è un progetto che si inserisce all'interno di attività per adulti con sindrome Down. Il progetto Fare Centro, che è il contenitore più grande, diciamo, che accoglie all'interno il progetto del nostro giardino, è un progetto che ha come obiettivo quello di dare delle mansioni dal punto di vista, diciamo, sia lavorativo ma anche di autonomia alle persone adulte con sindrome di Down. Quindi, diciamo, i nostri obiettivi erano quelli sicuramente della cura del giardino della nostra sede, di una presa di responsabilità anche da parte dei ragazzi, perché oltre a averlo, diciamo, reso bello e fiorito, è anche quello di comunque continuare nel tempo a curarlo. Quindi diciamo che ha un obiettivo anche importante. E il terzo e non meno importante è quello dell'inclusione, perché crediamo fermamente che l'inclusione oggi sia la base di tutti i nostri progetti, quindi comunque riuscire ad includerci con persone che non hanno una disabilità per noi è un obiettivo grande. Per questo progetto abbiamo lavorato insieme ai ragazzi dell'associazione appunto alla ricostruzione e poi alla futura manutenzione dello spazio verde a fronte dell'edificio. Durante questo periodo abbiamo stabilito un rapporto molto stretto d'amicizia e di lavoro con questi ragazzi che ci ha permesso appunto di ricostruire questo spazio. Durante questo periodo abbiamo fatto dei regolamenti e in base alle preferenze dei ragazzi e degli operatori abbiamo scelto le piante. Con questa occasione abbiamo avuto modo di relazionarci con i ragazzi con uno scambio di opinioni e con un aiuto da entrambe le parti. Loro hanno riportato a casa i lavori appresi durante la nostra alternanza e hanno contribuito, oltre semplicemente alla scelta delle piante, anche ai lavori e allo svolgimento delle mansioni che le abbiamo assegnato, quali sistemazione del giardino, trapianto, potature e altre opere di giardinaggio. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world. Allora, te hai iniziato a fare l'orto qui, no? Con i ragazzi. Ma a casa tua ce l'hai un giardino? Sì, ce l'ho. E quindi cosa fai a casa tua con l'orto? Come hai fatto? Cosa hai fatto? Faccio l'acqua alle piante. Quindi dai l'acqua alle piante? Ma hai passato, non lo so, hai tagliato l'erba, hai piantato delle piantine? L'erba.
insomma, grazie a questo progetto hai imparato anche a, a curare un orto di casa tua. Una bella cosa, ti sei divertito? Te Andre, cosa hai imparato a fare grazie a questo progetto? Cos'è una cosa che prima non facevi? Tagliare l'erba. Beh, cavolo, è importante, così aiuti i babbo nel giardino di casa vostra. Te Dona, cosa hai fatto? Che ti è piaciuto? L'erba. Tagliaggio dell'erba è una cosa che è piaciuta a tutti. Peppa. Bene. Questo progetto, dimmi un po', ti è piaciuto? Questo giardino è venuto più bello. Yes! Direi proprio di sì. Grazie, Sandra. Senti, ma cos'è che ti è piaciuto più di tutti? Tutto. Ma tipo dare l'acqua, piantare le piantine. L'acqua, bene. Bere la gerani. Dai da bere la gerani. E te, Cami, cos'è che ti è piaciuto di tutto? Cos'hai fatto oggi di... che ti è piaciuto tanto? Ti sei piantato? No. I fiori, le lavande. Mamma. Questo è il progetto e ha finito così. Ci è piaciuto molto lavorare con tutti questi ragazzi che sono stati bravissimi e volevamo salutarvi tutti insieme. Per cui, ragazzi, un bel saluto alla telecamera. Ciao.